che volete, ma per me è un idolo, mi ricorda Italia 90. Lui è in giro in questo caso per presentare questo libro, che è comunque Il gol è tutto, è un'autobiografia. Eccolo qui, Vinnemola, perché è importante questa immagine. Ho letto tre cose dal libro velocemente, anche perché bene o male io tifo Juve, quindi insomma ci siamo legati tra virgolette visceralmente nella storia del calcio. Totò Schillaci, ora sentite un po' di domande sull'aspetto del percorso del calcio giovanile o meno, però la domanda te la faccio: la tua scuola di calcio è famosa perché ci sei tu o perché c'è un qualcosa di diverso? No, guarda, l'immagine di un, credo che l'immagine di un calciatore è importante, naturalmente. La mia presenza a volte quando sono alla scuola di calcio è importante, soprattutto il nome che ho dato, perché sai, molto appassionati di calcio in Sicilia, a Palermo, sapendo che la mia scuola di calcio, vengono anche per questo. Però al di là del nome, io credo che la mia struttura è una struttura ben, come dire, organizzata, perché avere il nome non significa nulla, poi magari è gestita male. Sì. Invece il nome è importante, ma anche quello che c'è, il contenuto, deve essere importante come il nome. Quando si fa un libro di biografia si entra un po' nell'intimo, quasi sì, una forma di outing, no? Significa che l'uomo diventa coerente con la sua vita stessa, si è già guardato allo specchio, sì, ne ha rotti tanti, però qualcosa di sano rimane. E in questo libro gli specchi rotti quali sono? E nella tua vita, partendo dall'aspetto sportivo calcistico fino magari a qualcosa di privato, e qual è poi alla fine l'ottavo anno di Ogni specchio, che sono 7 anni di disgrazia. Sì, 7 anni. Specchi ne ho rotti un po', però devo dire sono sempre, come dire, mi sono sempre rialzato. No, allora il libro, intanto Il gol è tutto, ha due aspetti importanti. Il gol è tutto, primo aspetto è il fatto che per un attaccante, cioè per far gol è importantissimo, che puoi fare tanti assist o puoi fare delle grandi prestazioni, ma alla fine quello che contano sono i numeri, e il gol mi ha permesso di poter andare avanti. L'altro aspetto è quello che, vivendo in un quartiere e stando sempre a contatto con, insomma, con persone di un certo tipo, delinquenza e tutto, non mi sono fatto trasportare dalla delinquenza, conoscendo anche insomma l'integrità viscerale. E questo per me già è un gol. Il libro parla della mia vita, la vita da quando sono nato a tuttora che vado in giro. Un libro molto bello, di cui parla amore, sesso, magie. Sì, ho visto, c'è anche un po' di rock and roll nel mezzo. Anche di rock and roll, ma ho voluto raccontare la mia vita, mettendoci la faccia, come si dice, non offendendo nessuno. È stata la mia vita e devo dire che... Tu sei testimonial di te stesso in questo momento. Sì, sì, quando sì, eri nelle grandi squadre invece dovevi stare al gioco del marketing, che è cambiato notevolmente nell'ultimo periodo. Dal tuo periodo ad oggi è tutto multimediale. Oggi, no, prima si dava sempre la figura importante e dovevi rispettare soprattutto la società dove giocavi, quindi eri come militare, soprattutto nella Juve. Oggi invece sono un libero professionista, giro il mondo, è uscito, come dire, ho lavorato su questo progetto. Quanto tempo? Un anno ho lavorato su questo progetto insieme a Andrea Mercurio, alla Mondadori. Mondadori ha accettato, PM Mondadori ha accettato insieme a me questo progetto, gli è piaciuto il libro. A me, chiunque mi chiama, giornalisti e critici, ha detto che il libro è bellissimo, quindi io non faccio lo scrittore, ho soltanto raccontato. Tre passaggi del libro, io l'ho visto, l'ho sfogliato e ho segnato tre cose. Ma c'è il momento brutto della strage di Falcone. Ecco, lì ti volevo portare, Trappattone 90, ti dice, avete ucciso. È una frase pesante. Comunque. Sì, lo so, però conoscendo Trappattone l'ha detto in un modo così distinto, come si dice, e non voleva forse offendere me oppure i siciliani. Era un momento un po' particolare e quindi l'ha detto così, perché anche perché non credo che tutti noi siciliani siamo mafiosi, c'è gente anche Zoff al debutto ti dice gioca
come giocavi a Messina, non pensare di giocare nella Juve. È vero, che cosa è successo? No, perché sai, l'emozione di indossare la maglia bianconera, la prima partita che a Comunale contro il Bologna pareggiamo 1-1. Era un po' emozionato il pubblico, sai, tante cose c'erano. Lui dopo la partita mi disse, la partita successiva, dice: tu devi giocare come ti senti, come ti senti, e poi gioco come se fossi a Messina. Io da lì ho avuto l'esplosione. Poi a Verona ho fatto due gol. Ecco, l'altra frase bellissima, che è tua questa: un mio gol ha permesso di far creare un abbraccio totale fra tutti, indistintamente. Io credo che in quel momento io abbia unito un po' il nord e il sud. Siamo tutti tifosi dell'Italia, non ci sono contrasti tra il nord e il sud. Chi mi critica adesso mi alloggiava prima, quindi fa parte di questo mistero. Io sono molto felice di aver rappresentato la Sicilia. Tu sei il mio impegno. Sei il calcio. Sì. Senti, i tuoi numeri 10 di ieri e i tuoi numeri 10 di oggi. No, ma cambiato il sistema del gioco, oggi si gioca a zona, prima si giocava a uomo, c'erano i numeri 10 nelle mezzale ai tempi di Roberto Baggio. C'era Maradona, Giannini, Maradona. Oggi il gioco è basato tutto sulla velocità. Quindi tu approvi il numero 10 di Thiago Motta nella nazionale? Il numero secondo me è relativo, l'importante è che lo dimostri in campo. Quindi il numero è relativo. Però tu oggi siamo fino a 22, un numero strano. Una volta c'erano dall'1 all'11, cosa che mi piaceva, almeno uno riusciva. Si capiva anche a capire i ruoli, no? Almeno capivano i ruoli. Tu studi metodi per i bambini, scientifici, nella scuola calcio? Oppure, insomma, vivi con i bambini questa serenità che devi inseguire il pallone? Io dico sempre ai bambini all'inizio che questo sport va preso con passione, amore, e soprattutto dovete socializzare, dovete divertirvi, perché il calcio va preso per divertimento. E in più dico sempre: non lasciatevi mai trasportare dall'amico, che l'amico può essere cattivo, può essere tutto. Pensate soltanto a rincorrete questo sogno. Il sogno vostro è quello di diventare calciatore. Come ho fatto io, ci potete riuscire anche voi. Io avevo un sogno, quello rincorrevo questo sogno, quello di diventare calciatore. Forse ho fatto qualcosa in più rispetto alle mie aspettative. Bene, Totò, io ti posso dire tranquillamente che noi abbiamo vissuto un grande sogno con te. Grazie. E io insieme a voi, grazie.